Can I feel the joy of being with you? Questo è ciò che si vede e secondo me è un'atmosfera stupenda. For good. Bliss is calling me. Holy snow, I bring some mistletoe with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. You. Can you feel the joy when Santa Claus has come to town? You. Pomeriggio ragazzi, allora stamattina non ho fatto un granché di clip, infatti vi ho fatto vedere il calendario dell'avvento che è del tè della Clipper e il tè era limone e zenzero e si sentiva tantissimo lo zenzero, infatti mi pizzicava la gola, la lingua, non mi è piaciuto particolarmente, il sapore inizialmente mi sembrava buono ma poi quando ho iniziato a sentire tutto il bruciore non mi è più piaciuto. Se dovessi descriverlo, direi che è pungente, è un tè pungente. E lì non aspetta di tè. Vabbè, e quindi non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. Nonostante ciò, poi, vabbè, stamattina appunto ho fatto le solite video lezioni, quindi niente di speciale. E adesso ho pranzato, vi ho mostrato appunto il pranzo. Adesso mi metterò sul letto, vedrò qualche video, mi riposo un pochino. Poi oggi pomeriggio devo interrogare mia sorella perché appunto domani sarà interrogata in filosofia su argomenti che io sono già stata interrogata, quindi perfetto. Poi la cosa speciale di questo vlog, ovvero decoriamo la camera in modo natalizio, non vedo ora assolutamente, che bello, e... Poi stasera devo fare la videochiamata con un mio amico, però prima, dopo cena. Prima di cena dovrei fare la videochiamata con la ragazza che mi fa le ripetizioni di inglese, quella che devo fare ieri che non abbiamo più fatto, e devo fare anche delle foto per scuola. E devo allenarmi. Non so dove troverò il tempo per fare tutte queste cose, vediamo. Adesso comunque mi riposo un pochetto. Allora ragazzi, sono le 5 meno 5, quindi tra un'ora e mezza ho... la videochiamata di inglese, credo che oggi proprio non riuscirò ad allenarmi. Ho appena finito di montare il video per scuola, cioè il prototipo di video sul Brooklyn Museum e boh, non so, domani comunque lo si vede insieme e ci si lavora sopra. Adesso voglio decorare la camera, che era la cosa principale di questo vlog, per quello oggi non ho filmato tanto, pensando che avrei occupato tanto tempo a fare la cameretta. Ok, allora qui con l'albero lì abbiamo tutte le decorazioni, cioè non tutte, però la maggior parte, alcune sono in cantina con tutta la roba che prenderemo quando faremo l'albero e il presepio. E appunto qua abbiamo le decorazioni, queste due scatole, non solo quelle natalizie, ma quelle per ogni stagione, dove anche oggi riporrò quelle autunnali. Però prima di iniziare a mettere in ordine tutte le cose natalizie, direi di mettere questo disco bellissimo che ho preso l'anno scorso in un weekly vlogmas in realtà, quindi appunto siamo in tema. Questi qua sono i brani, perciò adesso lo mettiamo. Never start without you, never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. I see everywhere around the fairies of December. La prima cosa è qua in anticamera. Ho messo sullo specchio tutte queste cartoline bellissime. E scendendo ho aggiunto semplicemente queste due palle natalizie molto carine. Questa è la porta e
Qui ho messo queste due stelline che ha preso mia sorella l'anno scorso a scuola e i soldi andavano in beneficenza per la sclerosi multipla e quindi niente, le ho appese qui. Poi entrando, allora, partendo da qua in realtà non c'è niente di che, a parte il calendario bellissimo di Firenze nevata girato su dicembre. Poi proseguendo abbiamo questo, e qui ci sono appunto queste luci arcobaleno, qui abbiamo questa pellicciotta oro e questi vasetti con questi ramoscelli molto carini. Qua c'è una renna, poi c'è il finto ghiaccio, diciamo, che scorre fino qui, dove ho messo queste tre decorazioni, ovvero i due alberelli e la renna, bellissimi, e quindi è così, ed è un po' più carino di come può sembrare in telecamera. Poi, proseguendo, abbiamo questa zona. E vi dico già che questa rennetta qui è super carina e si può illuminare, cioè in realtà si illumina, diventa tutta arcobaleno, però non ho le pile, più che altro sono scariche. E quindi niente, sta qui così fino a, in realtà, domani, dopodomani che arrivano le nuove pile. E poi qui, che in realtà è un sacco carino, perché qua abbiamo questo, diciamo, contenitore per i trucchi che in realtà non usiamo e quindi l'ho messo qua dentro, che è molto carino. Poi abbiamo questo fatto così, poi queste due candeline e poi qua questo. Poi vabbè, qua c'è la finestra, quindi niente di che. Qua abbiamo appunto la dondolo con questa scatola natalizia dove all'interno ci sono tutte le candele, bellissimo. E qua verrà modificato qualcosa nei prossimi vlog, vedrete. E poi la parte più bella, secondo me, ovvero questa. Cioè, è più bella perché crea veramente tanta, tanta atmosfera. E partendo da qua c'è la libreria appunto di mia sorella. Poi qua dietro abbiamo una candela gialla alla vaniglia e questa candela bianca. Altre luci sul giradischi. Quando ovviamente è chiusa, se no li metto qua dietro. Poi qui abbiamo un alberello, una candela alberello bellissima gialla e una candela bianca, che è la stessa che c'era di là. E qui è la stessa cosa. Abbiamo sempre le lucine e i libri in realtà sono corrispondenti, perché sono bianchi bianchi, blu blu e rossi rossi. E anche le luci più o meno dovevano essere messe all'incirca nello stesso modo, ma ci siamo. Poi qua sopra c'è il pupazzetto di neve, carinissimo, e qui dobbiamo mettere il cappello di Babbo Natale, però appunto anche questa cosa qua verrà aggiunta nei prossimi giorni. E scendendo scendendo c'è lui, cioè veramente veramente stupendo. Io amo questo alberello, vedete, è bellissimo, brilla tanto, e ci sono palline oro lisce, oro glitterate, dove abbiamo aggiunto queste luci che vi ho mostrato nel vlog di ieri. E stupendo, non c'è niente da dire. Poi abbiamo il mio letto, che in realtà i nostri letti sono sempre uguali, ovvero io ho questa ghirlanda, poi questi fiocchi di neve e queste lucine che in realtà non funzionano molto, però comunque sono carine. E così, e come vedete sono messe tipo a campana. E stessa cosa mia sorella per quanto riguarda la forma, però lei ha queste stelline calde, bellissime, in realtà molto molto tranquille. Poi questo, e questa è la parte di mia sorella, come si può intendere, infatti lei preferisce queste luci calde, e quindi abbiamo messo questo filo caldo, che è quello che c'era prima sul mio letto insieme alle foglie, e qua c'è la sua E. Qui c'è una campanella, qui un Babbo Natale, e qua appunto c'è la cascata ed è veramente bella. Questa cascata, diciamo, può fare diversi giochi di luce, ad esempio questo, questo qui, questo e altri giochi, anche tutto fermo, ma comunque è bellissimo. Questo in particolare fa un po' tutti, ecco, bellissimo. E poi in realtà la scrivania è molto semplice perché c'è il calendario e il computer.
E anche sulle sedie verrà aggiunta una cosa nei prossimi giorni. Non so che dire, io sono veramente stra innamorata di come è venuta la camera e tutte queste luci, mi piace tantissimo. Fatemi sapere se avete già decorato la camera, come l'avete decorata, se vi piace come l'abbiamo decorata, quest'angolo poi, wow. E niente, spero che appunto vi piaccia, a me fa veramente impazzire. Detto ciò, io il vlog lo concludo qui. Perché stasera in realtà cenerò e poi devo fare una videochiamata come vi avevo detto stamattina e basta. Quindi posso concluderlo qua così mi metto già a montarlo. E niente, spero che vi sia piaciuto. Se è così e se vi va, potete iscrivervi al canale, non perdervi i prossimi Vlogmas che escono ogni giorno. E anche perché a 1000 iscritti ci sarà una super super sorpresa e non vedo ora di raggiungerli. Seguirmi anche su Instagram, questo qua è il mio nickname. Se va, e potete anche mettere un bel pollice in su per sostenere i Vlogmas. E detto ciò, noi ci vediamo domani. Buona serata!